Buonasera, buonasera e ben ritrovati. Siamo al numero 993 del 26° anno. Ultima puntata della stagione 2012-2013 di Golden Goal. In occasione di quest'ultima puntata abbiamo voluto con noi stasera tutti i nostri corrispondenti e inviati che si sono succeduti di volta in volta durante tutto l'arco delle 36 puntate di questa stagione calcistica e che con la loro partecipazione hanno ancora una volta contribuito al grande successo di Golden Goal, trasmissione, scusate l'immodestia, che per i temi trattati e i filmati proposti non ha paragoni in Campania e neppure in Italia, così come la critica televisiva ha sottolineato durante uno dei tanti premi che la redazione ha ricevuto. Purtroppo mi hanno comunicato che c'è stato un incidente in tangenziale, quindi una buona parte dei nostri ospiti non sono ancora arrivati, man mano arriveranno. Però noi abbiamo i nostri ospiti corrispondenti e iniziamo da Alberto Cuomo che per noi ha seguito l'Arzenese. Buonasera Ada, buonasera a tutti. Ha seguito per noi come corrispondente il Campania, prima al Collana, poi al Barassi. Abbiamo con noi Roberto Rosiello. Ada, buonasera e buonasera a tutti. Abbiamo ancora un altro inviato con noi, il nostro Jolly, Dario Gambardella. Ciao Ada, buonasera a te, a tutti e a Mario. Benissimo, e ancora per tutta la stagione ci ha fatto conoscere lo splendido campionato della Turris, sino alla conquista della Coppa Italia, ma rimane ancora da raccontarci l'avventura delle finali playoff della Serie D, Raffaele Bergavi. Ciao Ada, buonasera, buonasera a tutti gli spettatori. Benissimo, e per chi non può proprio fare a meno della sua conduzione con noi, il vostro Mario Cacciatore. Buonasera, stasera sul finire del programma conosceremo i nominativi dei giocatori a cui verranno assegnati gli Oscar Golden Goal per la stagione in corso 2012-2013 grazie alle valutazioni settimanali assegnati dai nostri corrispondenti in almeno 4 gare casalinghe con gli highlight. Dunque i giocatori premiati saranno dai nostri corrispondenti esattamente per il miglior giocatore dell'Arzanese, della Turris, del Gladiator, del Pomigliano, del Campania, del Casalnuovo, del San Giorgio, del Vils San Nicola e della Carpisa Yamamai Napoli. Ed ora i soliti 3 minuti con il nostro solito centroester, via con la regia. Il Centro Ester nasce nel 1979 a Barra, quartiere periferico orientale di Napoli, con l'obiettivo ambizioso di offrire al proprio territorio uno spazio associativo con concrete possibilità di crescita umana e di avvincenti proposte. Il centro prende il nome dalla fondatrice Madre Ester Russo e attua le proprie finalità attraverso 3 settori particolari: sportivo, sanitario e socio-culturale. Stasera presentiamo quello sportivo, denominato Centro Ester SSD, grazie al quale svolgono le attività campionati oltre 4.000 praticanti in tutte le discipline, sia a livello agonistico che amatoriale e promozionale, partecipando così a numerosi campionati sotto la guida di tecnici e istruttori qualificati. Nel complesso di Barra e nel nuovo impianto di San Sebastiano al Vesuvio viene praticato il nuoto a livello agonistico, anche con la pallanuoto giovanile e il nuoto per salvamento. Inoltre viene svolta l'attività master e amatoriale a ottimo livello, il nuoto per disabili, cui la punta di diamante è la medaglia d'oro olimpica Imma Cerasuolo. L'atletica si confronta con le migliori squadre italiane annoverando tra le sue file atleti di interesse internazionale che hanno vestito anche la maglia azzurra della nazionale. Il settore calcio ha come fiore all'occhiello un proprio vivaio annoverato tra i più qualificati della regione e partecipa a tutti i campionati giovanili. Il Centro Ester prende parte con successo anche ai campionati di calcio A5. Il basket, oltre che partecipare con la prima squadra maschile al campionato federale di competenza, propone particolare cura al settore promozionale di minibasket e della scuola. La pallavolo
è il nucleo sportivo del centro. In campo femminile vanta una Coppa Europea, 3 Coppe di Lega e un titolo italiano Under 15. Costituisce perciò un punto di riferimento nazionale nella volley giovanile. Il tennis viene praticato sotto il controllo di esperti maestri federali. Il recente settore triathlon ha conseguito lusinghieri successi individuali e di squadra, collocandosi tra le migliori società del meridione. Il centro si affaccia anche nel settore dello sport di difesa grazie al taekwondo. Le attività di fitness si concretizzano in corsi di aerobica, bodybuilding, aqua gym, ginnastica per adulti e anziani, attività amatoriali, danza classica e moderna. Infine, per dare un nuovo impulso napoletano al ciclismo, è stata costituita una sezione riguardante questo sport. Centro Ester, via Vela 91, Napoli. Ci sono persone che, anche solo a parlarci, trasmettono energia. Perché conoscono i tuoi problemi, capiscono le tue necessità e perché, come te, mettono energia in tutto ciò che fanno. E fanno ciò che amano. Pomiglia Energia. Energia elettrica e gas metano. Per te e le persone che ami. Pomiglia Energia. Diamo energia a ciò che amiamo. Pomiglia Energia è sponsor del calcio pomigliano. Un'elegante e prestigiosa struttura, completamente immersa nel verde dell'incantevole Valle Caudina. Villa Verde Eventi è la cornice ideale per i tuoi momenti più belli. Un luogo suggestivo per un matrimonio da sogno. Le sale, luminose ed eleganti, con un servizio esperto e di classe, consentono di ospitare fino a 200 persone. Le raffinate tavole rivestite di prezioso tessuto, pregiati dettagli, preziosi cristalli e finissime porcellane fanno di Villa Verde Eventi la location ideale per tutte quelle cerimonie dove il piacere degli occhi e dello spirito si coniuga perfettamente con quello del palato. Villa Verde Eventi è a Luzzano di Moiano, in via San Giacomo. Telefono 0823 71 38 76. www.villaverdemoiano.it. Serietà, convenienza e disponibilità. Tutto questo è Tufano Arredamenti. Da 40 anni un punto di riferimento per chi deve arredare la propria casa. Cucine componibili, camere da letto, pareti attrezzate, divani, camerette per bambini. Da Tufano Arredamenti trovi infinite soluzioni d'arredo personalizzabili e marchi garantiti. Uno showroom esclusivo e pronto ad accogliere ogni tua richiesta.
dalla progettazione computerizzata gratuita al trasporto e montaggio, sino all'assistenza post vendita. Il team di esperti di Tufano Arredamenti è pronto ad accompagnarti nei tuoi acquisti. Tante offerte e promozioni ti aspettano nel punto vendita di Saviano, in piazzale Ferrovia numero 1. Visita il sito www.tufanoarredamenti.it. Tufano Arredamenti, il posto dove trasformare in realtà i tuoi sogni. Buonasera, un po' in sordina siamo cominciato questa ultima trasmissione perché, come ha detto già Ada, c'è stato un incidente sulla tangenziale che ha bloccato per oltre 2 ore, per cui i nostri ospiti sono arrivati in ritardo, ma comunque in tempo per generare una trasmissione che credo rimarrà nella storia di questa di questo programma Golden Goal. Vediamo un attimo adesso. Ada già vi ha presentato i nostri corrispondenti e inviati che stasera determineranno gli Oscar del calcio campano secondo Golden Goal. Naturalmente i giocatori, mi raccomando, andiamo sul finire della trasmissione e daremo i nominativi. Intanto sono arrivati gli altri corrispondenti come Antonella Scippa e come Izzo Antonio. Ci sono tutti stasera con noi. Allora, vediamo un attimo, infatti è arrivato anche Mario Fantaccione. Ciao Mario Fantaccione, per chi non lo conosce, è un poco il factotum casertano e provincia pure, si sta estendendo. Televisione, radio e giornale la sua attività principale. Qual è la categoria che più segui? Quest'anno ho seguito maggiormente l'Eccellenza, avendo 4 squadre nel casertano e ci siamo divertiti, però la passione resta sempre il campionato di promozione, tra Eccellenza, promozione e Serie D con Gladiator. Ci siamo divertiti anche in questa stagione. Ecco, chi ha costruito come giornalista questo individuo è stato Mario Cacciatore. Di lui c'è la colpa mia, perché su Facebook mi chiamò, mi mandasse una grande squadra e mi disse: posso fare l'inviato? Io non avevo nessuno in quel momento per mandare a Mondragone, che non ci voleva andare nessuno. Secondo lui è di Caserta, dice: ah, meno male, sì, non ti preoccupare, incomincia. Vai, la prima volta andò insieme a un nostro corrispondente per fargli vedere come funzionava. Da allora non ho capito più niente, fa tutto lui. È stata l'esperienza più bella, Mondragone. L'esperienza più bella perché è stato l'impatto, è stato davvero come si vive il dietro le quinte, come si segue una squadra di calcio. La consiglio a tutti, perché, se ti ripeto, è stata l'esperienza più bella. Perfetto, e andiamo ancora, guarda chi c'è qua, chi c'è qua. È il segno di qualità degli allenatori, ce l'abbiamo qua, Nello Di Costanzo. Buonasera. Ciao Nellu, allora ti ringrazio perché sei con noi anche in quest'ultima puntata, sempre puntuale e fedele, io ti ringrazio moltissimo. Il piacere è tutto mio, soprattutto nell'ultima puntata, quindi... O dentro pure. Di solito è una puntata speciale, che piena di saluti, e quindi volevo essere presente al tuo fianco, quindi grazie dell'invito. No, grazie a te. Guardate qua chi c'è, il numero uno in Campania, Enzo Pastore. Non ci siamo manco salutati. Ciao Enzo, buonasera. Manco salutati. Allora Enzo, avere te ormai è diventato una consuetudine, come ultima puntata, avere il numero uno. L'avevamo anche quando era il numero due. Oggi il numero uno i numeri non contano. Non contano assolutamente. Voglio dire, quando era segretario ed oggi è presidente. Presidente del Comitato Regionale Campana, Presidente, Lega Nazionale di Età. Un ritardatario, noi proveniamo da un convegno dell'Ordine dei Commercialisti che è stato veramente qualcosa di molto bello, con personaggi di prim'ordine, ma non è che sia terminato tardi il convegno, che abbiamo trovato veramente un terribile traffico, secondo me senza motivo, perché non ho visto nessun incidente, un traffico, possiamo dire, napoletano tipicamente, un napoletano che io non vedevo da tantissimi anni davvero. Vabbè, potrebbe essere un buon segno, vuol dire che la gente ha di nuovo i soldi per la benzina, e questo davvero, davvero sarebbe un segno. Io sinceramente ho l'impressione che fra la benzina, gli occhiali e i cellulari i soldi ci sono, per tutto il resto no, ho capito. No, per la benzina fino a pochi mesi fa
non c'era. Io addirittura ero tornato a viaggiare sulla due corsie, ciò che non facevo da molti anni, che davvero c'era poco traffico. Però da qualche settimana potrebbe essere, speriamo in Dio, potrebbe certo, essere. Certo, Alessandro, io ti voglio ringraziare positivo. Doppiamente perché stasera lui aveva tre appuntamenti in contemporanea, di cui uno è andato appena dovuto, un altro ha dovuto disdire, il terzo è il nostro e ti ringrazio moltissimo perché avremo grazie molto da parlare, stai attento. Grazie a te, Mario. Avremo molto da parlare stasera. Mi fa piacere. E qua c'è. Qua c'è chi è riuscito in soli tre anni a portare la sua squadra dalle ceneri sino alla promozione. E parlo di Enzo Cesarano. Ciao Enzo. Buonasera, buonasera. L'ultima volta che venisti dicesti ritorneremo con la promozione. È successo così, oggi sei in promozione. Lui è il presidente della Scafatese. Scafatese del Canarino, l'originale Scafatese. Ecco. Ma io... promozione. Ma non è che la Scafatese del Canarino, la Scafatese, punto e basta. Basta. È così. Tutte le altre sono alternative. Tembrino. Perfetto, va, però siamo andati nel 1920, la Scafatese di Totò, ed è quella la cosa più bella. E se l'abbiamo riportata dalle ceneri è proprio perché siamo legati a questo titolo e il nostro... Presidente, lo sa, la prima volta che sono andato a chiedere consiglio, quando poi mi ha ripetato di riprendere sta avventura nelle mani, è stato proprio da lui e insieme abbiamo un pochettino messo le basi per portarla nel mezzo del cammin di nostra vita, perché oggi la Scafatese, Mario, è nel famoso Dante, no? Mezzo del cammin di nostra vita, perché? Perché noi in sei anni contiamo di ritornare nelle categorie professionistiche. Ci siamo lei perché... stava dicendo nelle categorie che contano. No, mi sono limitato nelle categorie professionistiche, in modo che noi abbiamo fatto terza, seconda, prima, adesso ci tocca fare promozione, eccellenza, interregionale C2. È così, no, C2 non ci sarà più all'epoca. O se non ci sarà più, ma non ci sarà campionato. Più, non penso che ci sarà ancora. Non ci dovrebbe essere più. Per cui ci sarà la C1. Proprio nella serie C. Allora, ma parliamo sempre di un progetto, cioè noi siamo partiti, certo, partiti dalla terza categoria proprio per questo motivo, perché la Scafatese Calcio aveva avuto negli ultimi anni una serie di vicissitudini non proprio positive, e l'avete letto anche dai giornali, sono state riportate da varie trasmissioni televisive, e noi siamo ripartiti da lì perché ci bisogna ricomporre la città, la società, la squadra e tutto un insieme di cose, e ha bisogno solo di tempo. Era inutile andare a comprare o prendere titoli a destra e a sinistra, ed era semplice, però noi non abbiamo avuto questo perché io penso che tutto ciò che si guadagna sul campo ha un sapore diverso da quello che si va a comprare o si può acquistare. Per chi non lo sa, qua Enzo Cesarano è stato già presidente della Scafatese e insieme siamo riusciti ad arrivare in Serie D dall'eccellenza. Quell'anno ci sponsorizzò, per cui la seguimmo attentamente alla promozione. Primo anno di eccellenza, vittoria subito, vincemmo subito il campionato e stavamo col Solofra dietro di noi quell'anno. Vincemmo il campionato con un punto o due, mi pare. Ma ancora calcio a 5 per la vita. Bravo. Medicorpo Pompei. Poia, ex. Cioè, diciamo che io penso una cosa, penso che dovunque io sono riuscito a organizzare, però parliamo di organizzazione, perché la squadra, i calciatori, secondo me vengono un attimino dopo. E ciò che fa la differenza è un'organizzazione, di portare avanti una linea di programmazione fatta da settore giovanile, prima squadra, ciò che ci gira intorno, segretario, magazziniere, direttore, cioè... è tutto un insieme di cose, non conta assolutamente solo il calciatore o solo l'allenatore o solo il presidente che magari investe. Non serve un presidente che investe, ci vuole una serie di cose, è un mosaico che secondo me, se è composto nella maniera giusta, allora ci sono i risultati. Va bene, e allora voi tutti quanti avete sentito questa settimana che il Papa ha ricevuto la Lazio e la Roma. Ebbene, mercoledì la Scafatese sarà ricevuta da Papa Francesco. E qua è il vicepresidente Sebastiano. Allora, Sebastiano, buonasera, ciao, buonasera, ciao Sebastiano. Buonasera. Sì, allora, mercoledì saremo in udienza dal Papa e noi abbiamo fatto anche una maglietta che
penso posso fare vedere. Sì, certo, fai vedere. Proprio in omaggio qua, con lo stemma del canarino, ovviamente. Il canarino, eccolo qua, Papa Francesco. Ecco con qua. Il numero 9. E lui ci ha dato udienza per mercoledì mattina. Abbiamo fatto un pullman con tutti i calciatori, la società, la dirigenza. E ci recheremo là in quella giornata proprio per essere omaggiati dal Papa. E sarà una giornata abbastanza particolare, visto che comunque noi ci teniamo a queste cose, ogni anno ci teniamo soprattutto alla benedizione in chiesa, sia a inizio anno, inizio stagione, sia a fine stagione, per ringraziare proprio la fede che abbiamo un po' tutti nella religione, diciamo. Certo, lui è Sebastiano Cesarano, il figlio del presidente e del vicepresidente. Allora, signor presidente, presidentissimo, qua sta presidente, presidentissimo, allora questa iniziativa, insomma, ci inorgoglisce come Campani, essere ricevuti dal Papa, una squadra dilettanti, significa che non fa differenza con le grandi professioniste a questo punto. Un Papa che sicuramente entrerà nella storia da come ha avviato il suo pontificato, che tra l'altro un Papa che ci voleva, perché dopo tutto ciò che si è verificato nell'ambito della Chiesa Cattolica, noi siamo cattolici non islamici, ringraziando Dio, e per la verità ci voleva davvero. Voleva un Papa semplice che parlasse al cuore delle persone, che cancellasse, spazzasse via anche con energia, come si legge su molti giornali, certe situazioni di un'assoluta negatività che per la verità mortificavano tutti noi, almeno quelli che sono cattolici, credenti, poi osservanti, praticanti, eccetera. L'importante è, come dire, avere per l'appunto, come diceva il vicepresidente Cesarano, una fede in un essere sovrannaturale, ma non vorrei adesso. Perfetto. Dico semplicemente che credo che sarà un grandissimo Papa, ci sono tutti i presupposti affinché lo sia. Senz'altro, sicuramente, anzi. E qua abbiamo il direttore, Cannella, Giuseppe Cannella. Direttore, allora avete acquistato pure voi l'Argentina? L'abbiamo acquistata tutti l'Argentina. Senti, è stato difficile. Qual è stato l'anno più difficile? Da quanto stai con la Scafatese? Sono 3 anni, abbiamo iniziato insieme col presidente questa avventura e speriamo di portarla fino a termine nella Lega Pro, nella cosiddetta Lega Pro. Ecco, qual è stato l'anno più difficile, questo? L'anno più difficile è l'anno della ripartenza, perché bisogna riorganizzarsi, partire da zero e poi porre le basi per il futuro. Noi l'abbiamo fatto brillantemente, infatti siamo la prima società, credo in tutta Italia, ad avere 0 sconfitte. Complimenti. Complimenti veramente. E allora passiamo, adesso cominciamo con la prima e la seconda divisione, anche perché abbiamo saltato la pubblicità che abbiamo mandato in onda prima per prendere tempo per i nostri ospiti. Dunque, Ada, se ci puoi leggere i risultati, playoff e playout, Lega Pro. Benissimo, quindi andiamo per la Lega Pro, prima divisione, girone B. Andata playoff, Pisa Perugia 2-1, Nocerina Latina 1-0. Andata playout, Sorrento Prato 1-1, Barletta Andria 2-0. Benissimo, allora qua abbiamo un esperto di questa serie, della Lega Pro, di prima, soprattutto di prima divisione, giusto o sbaglio? Bello. Ma io non sono un esperto, ma conosco un pochino di tutte le categorie. Questo perché lo adesso che sentivo gli amici della Scafatese, mi è venuto in mente il percorso che abbiamo fatto con la Viribus a partire dalla prima categoria per portarla tutti quanti insieme in Serie D un po' di anni fa. E da là è cominciato poi la tua escalation. E anche lì noi decidemmo, quando mi chiamarono in prima categoria, c'era la possibilità di prendere un titolo di eccellenza all'epoca, ma tutti insieme preferimmo, così come hanno deciso loro, di cominciare dalla Serie Z, anche perché in quel modo lì avremmo ricreato un entusiasmo maggiore, perché da zero partire in una categoria già discretamente importante, dove c'è bisogno di un certo investimento,
avrebbe potuto anche significare avere un po' di problemi. Loro in passato non li hanno avuti, hanno vinto subito l'eccellenza, ma chissà. Mentre in prima categoria con quella squadra, tra l'altro, avevamo dei giocatori di Scafati Pompei, c'era Mario Guastaferro, centrocampista centrale straordinario, c'era Salvatore Cirillo, il titolare di Zeus Sport in porta, facemmo 110 gol e subiti 6 e non perdemmo mai la prima categoria. E si creò questo entusiasmo, quindi la gente cominciava a seguire, nel frattempo si creava la struttura societaria, che sono d'accordissimo, è fondamentale, è decisiva, perché poi il resto viene tutto da sé, ma senza le fondamenta poi può crollare tutto da un momento all'altro. Detto questo, quindi io conosco un pochino di tutte le categorie, perché dalla prima categoria, ecco, mi piace ricordarlo, ho fatto tutto fino alla Serie B, mi manca solo la A, chissà, ma non ci pensiamo. Davvero ogni categoria ha le sue problematiche, ecco. Però ha il suo fascino, e non è più importante la Serie B o la prima divisione di cui adesso stiamo parlando rispetto ai dilettanti, perché ad esempio per quanto mi riguarda le emozioni, gli stati d'animo che ho vissuto io in alcune partite in promozione, in eccellenza, in Serie D, in prima categoria stessa, cioè sono simili a quelle che ho vissuto in Serie B, con pure partite, per esempio a Messina vincemmo col Bologna 3-2 all'ultimo minuto, che poi il Bologna vinse il campionato, noi ci salvammo e lì fu un'apoteosi, ma allo stesso modo a Somma Vesuviana vincemmo una grande partita che, con la Barrese, che fu decisiva, le mie emozioni erano esattamente le stesse. Ecco, io non a caso tu spesso ti ospitiamo a Golden Goal, ti ringraziamo che vieni, però la ragione è questa, perché tu vieni dai dilettanti e pertanto conosci molto bene questo ambiente, tant'è vero che noi, egregio pastore, evitiamo di invitare Mamma Santissima di Serie B e Serie A, perché altrimenti potrebbero coprire l'importanza delle altre categorie. E allora noi ci limitiamo a arrivare alla Serie C, poi tutto il resto non ci interessa. Un caso raro il mister di un allenatore che abbia, come dire, avuto successo in tutte le categorie. Consideravo alle finali allievi e giovanissimi di ieri, che degli eccellenti allenatori che hanno costruito veramente quattro bellissime realtà giovanili nella nostra regione, quelle che si sono incontrate in finale ieri. Allora, diciamo un attimo, visto che tu hai introdotto questo discorso, sì, voglio dire che ieri si sono state fatte le finali regionali allievi giovanissimi. Sì. Le ha vinte entrambe Campioni Campana e Mariano Kelle. Però pensate, e questo lo dico per le statistiche, il primo tempo era finito 3-0 per il Posillipo. 3-0 per il Posillipo. Poi 3-1, 3-2, 3-3. Tempi supplementari 4-3. Sì. Ma guarda, una cosa incredibile. Nel calcio c'è sempre di tutto, o ragazzi, o bambini, o giovani, o adulti. E o senza episodi, cioè, proprio tutto. Il pallone che sbatte sotto la traversa e va in porta, ma non è mica una novità. No, assolutamente. No, è stata una bellissima giornata. E per cui lo vogliamo ribadire. Poi la Mariano Kelle era una delle massime espressioni giovanili d'Italia. Sono degnissime rivali. Bois, Posillipo, di Marcellino Sommella e Famiglia, anzi io ringrazio molto il giovane presidente della Bois Posillipo, che è stato di una correttezza esemplare, davvero, lo ringrazio davvero. E poi la Sarnese, stavamo dicendo, nella quale si impegna Guglielmo Ricciardi, con un ottimo allenatore alla guida, bravo, veramente, insomma, qualcosa di veramente bello. Quindi dicevo, in pratica intendevo dire questo, tecnici che affrontano queste attività giovanili con la stessa identica serietà con la quale si affronterebbe un campionato. D'altronde mi sembra sinceramente anche la nostra trasmissione, facciamo a livello professionale, se mi permetti, scusami, di un livello superiore, anzi molte volte, anzi tantissime volte superiore a quelle che fanno la Serie A, tolto Sky naturalmente, la Finvest e la Rai, per l'amor del cielo, perché hanno più mezzi. Io dico sempre una cosa, secondo me le vere televisioni sono le televisioni private, proprio perché fanno tutto da sole,
cioè in effetti per le trasmissioni TV c'è la grande redazione che fa tutto, quindi il conduttore arriva e dice, beh, che cosa c'è? Ah, va bene, ne so io qualcosa. Ed è tutto preparato. La scaletta. La scaletta, vai, e lui è fatta, è Dio. Noi invece, niente, no. tutto da soli. Questa trasmissione ci lavorano ogni settimana 20 persone, sono una ventina di persone. Bene, e la decima parte se le facesse la RAI, ci vorrebbe 200 persone per fare le stesse cose, tanto per dare. Ecco, ieri faccio un esempio, siamo andati in Molise per seguire il Torreguso. Significa prendere una troupe, dire vai fino in Molise, organizzati. Chiedi, io ho dovuto chiedere, ho dovuto organizzare il viaggio, ho dovuto organizzare praticamente l'accredito, voglio dire. Tutte quelle cose che sono stupide, no, non sono stupide perché ci vorrebbero altre persone. Io dovrei avere due o tre segretarie, non ne tengo, sto su. Era una sola, peccato. Va bene, questa era normale. Volevo dire una cosa, sì, che vale per le squadre, ma vale anche per le televisioni. Giusto. Che la professionalità non si misura in base alla categoria di appartenenza. Perfetto. Perciò abbiamo impedito al presidente Cesarano di dire nelle categorie che contano. Ma io non l'ho detto. Non l'ha detto. Mi accingevo, poi la strada è andata. Anche perché se viene una rivoluzione, giusto per dire, giusto, calcistica, i dilettanti quando sono tesserati? In Italia. No, ma non speriamo questo. Vabbè, no, voglio dire, ho sempre detto, non dobbiamo mica sperare che... No, assolutamente no. Come ho detto anche a Salerno negli anni addietro, dice, ma se dovesse, aspettiamo che muoiano tutti per arrivare direttamente alle categorie superiori. Questo mi sembra pessimo. Una già ci siamo tolti davanti, la C2. Davanti. Fra poco toglieremo la C1. Siamo là. Secondo le dichiarazioni che ha fatto Magale, che Magale mi sembra tutto è... Scusami, non è tutto un è, tranne il presidente delle società di calcio. Non è un concetto diverso. Perché dice, chi gliele fa fare le società? Chi glielo fa fare le società? Ma com'è che glielo fa fare? Vabbè, lasciamo perdere, dai. Allora, senti, tu ieri hai visto la partita Nocerino-Latina, giusto? Sì. Ecco, secondo te può superare il turno alla Nocerino al ritorno a Latina? Sicuramente, ha tutte le prerogative per superarlo. Questo gol che ha fatto è stato molto importante, gli basterà non perdere a Latina, certo troverà un ambiente abbastanza caldo, però ha dei giocatori importanti davanti come Vacuo, Mazzeo, che possono, e soprattutto Negro in questo momento che sta in forma, che possono fare la differenza, mentre i giocatori del Latina non hanno nei loro calciatori di spicco un grande stato di forma. Ecco, penso a Daniele Vicius che, entrando nel secondo tempo, davvero è un po' la brutta copia di quello che conoscevamo, che qualche anno fa giocava in Serie B, e quindi insomma questo mi fa ben sperare. Poi sicuramente ci saranno tanti tifosi al seguito. Ieri si respirava l'atmosfera di Serie B a Nocera, perché ha una tifoseria davvero straordinaria, quindi immagino che molti seguiranno la squadra a Latina, e questo significherà tanto, e spero tanto che una squadra campana possa tornare, del resto, perché loro già stavano in Serie B l'anno scorso, quindi che anche l'anno prossimo possano rientrare in Serie B, così come è successo all'Avellino, che ha fatto un campionato straordinario. Insomma, abbiamo bisogno di tante realtà che vanno sempre meglio, sempre. Un momento buono. È un momento positivo, tranne il Sant'Antonio Abate, che mi dispiace sia retrocesso. Peraltro le squadre campane a tutti i livelli stanno facendo grandi cose, speriamo per la Nocerina. Certo, allora andiamo a vedere il filmato proprio di Nocerina Latino 1-0, via con la regia. Un gol, il secondo di questa stagione, però questo pesantissimo, molto importante. Sì, dai, ho fatto due gol, diciamo, abbastanza importanti, uno il derby con la Paganese e questo, ho detto, stamattina mi sono svegliato e ho detto speriamo di farlo, va? Ed è venuto. Quanto secondo te vi dà tranquillità questa rete nell'ottica della partita di ritorno? Non tantissima tranquillità, perché loro hanno anche il pareggio a loro favore, visto che sono arrivati terzi. L'ideale era vincere con due gol di scarto, però se andiamo là a fare la partita come abbiamo fatto oggi, siamo sicuri di passare. Dal punto di vista del gioco, ti ha soddisfatto la Nocerino?
Sì, a parte il primo tempo, però il secondo invece appena ci siamo sbloccati, poi il gioco è andato a nostro favore. Perfetto, benissimo. Allora io proseguirei ancora per sapere se il nostro Sorrento ha perso un'occasione d'oro, perché ieri dai, doveva vincere questa partita col Prato, 1-1, brutto risultato per il Sorrento. Adesso diventa veramente difficile la permanenza. Vediamo cosa succede al ritorno. Eh sì, certo, gli era capitata la migliore squadra che potesse accadergli, perché le altre, Barletta e Andria, sebbene quest'ultima abbia dei problemi societari, comunque è una squadra molto tosta, diciamo quadrata, con dei giocatori di spessore, dei giovani importanti. Quindi il Prato era davvero un avversario abbordabile, solo che avrebbe dovuto vincere, perché ora andare lì comunque significherà avere un risultato a disposizione. E io lo auguro veramente di cuore al Sorrento, perché dalla sua che psicologicamente ha fatto un finale di campionato straordinario, facendo 6 punti in 2 partite, vincendo davvero con la Nocerina 3-0 in casa e precedentemente col Frosinone fuori. Quindi a gennaio hanno preso dei giocatori che pian pianino, insieme all'allenatore Papagni, si sono integrati e stanno tirando fuori il meglio di sé. Insomma, tutto può succedere, è difficile, ma si può andare a vincere a Prato. Benissimo. Allora, Ada, c'è qualche sms in arrivo? Sì, c'è un sms per un ospite che doveva venire, che poi invece ha avuto degli impegni e non è venuto. Adesso ti leggo il messaggio, ti leggo, e così tu potrai eventualmente dare una risposta, visto che l'ospite non c'è, non è potuto venire, aveva degli impegni precedenti. Allora ascolta Mario, direttore, grazie per la splendida stagione che abbiamo vissuto con la vittoria di campionato e scudetto. Volevo chiederle, visto che gira voce che Perna andrà al Treviso e Masini alla Turris, sarebbero due gravi perdite per la nostra rosa. Vogliamo la B, forza magica Ischia. Allora, visto e considerato che l'ospite non c'è, potresti rispondere tu. Me lo puoi ripetere, scusami, ero distratto. Allora, perché direttore, io ho dovuto fare... Allora, direttore, sì. Grazie per la splendida stagione che abbiamo vissuto con la vittoria di campionato e scudetto. Volevo chiederle, visto che gira voce che Perna andrà al Treviso e Masini alla Turris, sarebbero due gravi perdite per la nostra rosa. Vogliamo la B, forza magica Ischia. Ma io avevamo invitato Nicola Crisano, questo lo dico per i tifosi ischitani che mi hanno sempre accusato che io ho seguito poco l'Ischia. Io non ho che ho seguito poco l'Ischia, è l'Ischia che si fa seguire poco, il che discorso è diverso. Comunque un impegno l'ha trattenuto e praticamente poteva dare altre spiegazioni come queste. Però una cosa è certa, Carlino ha detto che questa squadra la porterà tra i professionisti veri, bene, diciamo veri, praticamente punterà alla Serie B, purché gli fanno lo stadio, purché gli fanno fare lo stadio, per dire meglio. Questo è il concetto. Bisogna vedere se glielo fanno fare, perché già l'anno scorso l'hanno promesso. L'ha detto anche a me in occasione della gara del Carpisa, sì. Napoli Calcio Femminile ed altro, che sai bene che è sponsor anche di quella bellissima realtà di calcio femminile napoletana, al Collana contro la Roma, e ha detto le stesse cose. Credo che abbia pienamente ragione, perché un imprenditore non può semplicemente investire, utilizziamo un bel termine, Presidente Cesarà, investire sempre, che poi è un investimento sostanzialmente senza ritorno. Allora, nel momento in cui si fa uno stadio, diventa un discorso completamente diverso. Certo, allora dicevamo Ischia, Porto Tolla, questo delta Porto Tolla? Uno stadio ad Ischia. Non uno stadio in una località. No, no, adesso nell'isola. Non bella, non simpatica. Adesso nell'isola, però chiaramente col progetto finanziario. Con ovviamente. Imprenditori, Mario, alla base. Che? Progetto con alla base una cordata di imprenditori. No, ma il problema è politico più che imprenditoriale. C'è una perché bella si sanno base... chi lo vuol fare. È politicamente il problema. Allora io non so i risultati politici, non li so, non mi interessano neanche. Però una cosa è certa. Questa diminuzione notevole. Alle votazioni
perché la gente ha capito che più di salvare l'Italia stanno cercando di salvare i partiti. E praticamente l'italiano adesso è molto in confusione, non sa più cosa scegliere e cosa fare. Devono lavorare per l'Italia. Ce ne frega la sinistra, la destra, eccetera. Bisogna lavorare per l'Italia. È un momento, un momentaccio. Va bene. Allora, dicevamo il Delta Porto Torres. Poveracci, l'ha manguaiata. È andato, l'ho detto in napoletano perché mi sembrava giusto dare questo senso proprio di soddisfazione da campano. È andato a fare la finale con la Turris e ha perso la finale di Coppa Italia. È andato a fare la finale campione d'Italia, l'ha perso con l'Ischia. Comunque la campagna l'ha distrutta. Dicevamo col mister di Costanza che è un ottimo momento per la campagna. Dispiace per il Sant'Antonio Abate, sperando che ritorni o attraverso un ripescaggio o col campionato, ritorni immediatamente, ma sicuramente il Sant'Antonio Abate. Ma sai che sto pensando io così? Quando ci stanno, quando non ci sono soldi, che quei soldi è facile fare la squadra, è facile fare tutto quei soldi, ma senza l'Italia adesso c'è un momento particolare. Per cui se non c'è l'ingegno, la bravura, non si va avanti. Un progetto. Poiché noi meridionali, soprattutto noi campani, friggiamo l'acqua col pesce e il pesce con l'acqua, lo friggiamo, perché non abbiamo l'olio, e chiaramente secondo me ecco il momento d'oro calcistico della campagna. Così penso io, può darsi che mi sbaglio. Speriamo che prosegue e che finisca anche il momento negativo. Ah certo, basta che ci stanno i soldi, figurati. Allora, tutto per i giovani. Sono d'accordo perfettamente con te. Allora andiamo a vedere questa vittoria, rinverdiamo la vittoria Ischia campione, via con la regia, con gli highlight. A Porto Tolle e l'Ischia di Salvatore Campilongo, due squadre che nel loro girone hanno fatto il vuoto conquistando la vittoria finale, dunque anche la promozione diretta in Lega Pro Seconda Divisione. Le condizioni ambientali non sono delle migliori, c'è freddo, piove ormai da circa due ore qui a Piancastagnaio sul Monte Amiata, ma questo non ha impedito ai tifosi dell'Ischia e del Delta Porto Tolle di raggiungere comunque lo stadio per sostenere i propri beniamini. È cominciata la gara a portare avanti la squadra di Campilongo, un esempio questo, cross di Tito che crea problemi nella trattenuta del Bino. Sì, questa poteva essere un'azione che poteva avere dei sviluppi sicuramente migliori. Mentre ci sono un 94 che è Dallara subentrato nel finale di Coppa Italia, ma intanto seguiamo l'azione dell'Ischia con il buon gioco di Cunzi, la sua conclusione, la respinta di Delbino, ma ancora Ischia con Nigro, ancora per l'inserimento di Masini e la rete dell'Ischia, dunque in vantaggio la formazione campana. Delbino, che è rimasto impassibile a vedere che la palla terminasse alle sue spalle, cioè ha saputo sfruttare molto bene la fascia laterale, c'è stato un bel inserimento di Delbino. Certamente questo mancato intervento, oppure questo intervento un po' difettoso, ha favorito sicuramente il vantaggio dell'Ischia. Regista Giampaolo Salomone, è stato secondo me fondamentale il fatto che Nigro di prima ha messo questo pallone perfetto per la testa di Masini. Sì, ecco. Garbini per Delbino, vedete però come il pallone sia deviato dal vento e favorisca di nuovo Delbino. Incredibile, incredibile. Se non vado errato, se non l'ha toccata Masini, è autorete di Delbino. Indubbiamente ci ha messo del suo Delbino, indubbiamente se l'ha toccata o non l'ha toccata, il vento ha recitato una parte importantissima. Assolutamente riconoscere che è stato anche sfortunato. È stato sfortunato. Portiere del Delta a Porto Tolle. Che è stata giocata, ecco, lo stiamo rivedendo addirittura. No, ecco, se abbiamo la possibilità di vedere dove va a finire la palla, la prima palla giocata, perché... E Cunzi, la gara è cominciata, il secondo tempo della finale scudetto Serie D 2012-2013 tra Ischia, che conduce 2-0, e Delta Porto Tolle. Serve l'orgoglio e la forza di reazione per il Delta Porto Tolle con Gherardi, l'anticipo di Matra ancora una volta sul capitano della formazione... E questo è il 60%, Veneta. Questo è il 60% di Gherardi, perché avrebbe lasciato anticipare dall'avversario. Marangon d'esterno, pallone che filtra per Garbini, il gol del Delta Porto Tolle, errore della linea difensiva che si è persa. Sale l'Ischia, è buona questa. Con la palla per Masini, deve uscire Delbino,
c'è lo scontro duro tra il portiere del Delta Porto Tolle e l'attaccante dell'Ischia, anche in presa diretta l'intervento sia comunque sul pallone, rivediamo, arriva sul pallone per un attimo, ha rischiato grosso Del Bino. Senza mezzi termini fin dal primo minuto. Osserva il cronometro Luciano, il tempo è scaduto, arriva il triplice fischio, vince la Pool Scudetto, l'Ischia per 2-1. Allora vorrei fare una domanda al nostro amico qua presente, non mi ricordo il nome, sono spaziano. Allora, Nello, senti, il coraggio leonido di Sasà Campilongo di ritornare indietro di tante categorie per cominciare questo progetto con l'Ischia, ecco, tu come lo giudichi? Ma alla luce, coraggio, alla luce dei fatti è evidentemente positivo. Si vede che aveva fatto bene i conti perché aveva avuto ampie garanzie di costruire una squadra di vertice. Certo, no, c'era da confrontarsi con altre realtà, vedi soprattutto il Matera che poteva complicargli la vita, e quindi sono stati bravi senz'altro. Però dico, all'origine questa scelta coraggiosa nasce evidentemente dal fatto di aver avuto di fronte delle personalità ambiziose, con un progetto serio, e cominciando dall'inizio della stagione, ovvero a maggio-giugno, nel prendere i giovani bravi, perché una squadra di Serie D in questo momento, dove c'è l'obbligo degli under, deve nascere prima dagli stessi under, non può nascere da giocatori esperti. Loro sono stati bravi a fare delle selezioni, a prendere dei ragazzi. Adesso questo Tito, che ha fatto un cross terzino sinistro, pare l'abbia preso il Catania, c'è qualche altro ragazzo che davvero è sotto gli occhi dei riflettori, quindi evidentemente hanno saputo scegliere bene i giovani. Poi hanno messo giocatori molto importanti, esperti, vedi lo stesso Perna che veniva dal Treviso, adesso pare che lo voglia di nuovo il Treviso, perché lì sta acquistando il proprietario della Segafredo Caffè, e quindi farebbe una squadra importante, quindi forse lo vorrà richiamare. Ma dico, al di là di tutto, Campilongo ha fatto una scelta evidentemente ponderata, pensando che poteva avere a disposizione una grande rosa di giocatori e anche un ottimo staff, perché ha Carlo Tebbi come allenatore in seconda, Nicola Albarella come preparatore atletico, che è stato diversi anni con me. Insomma, e quando una società ti mette a disposizione le migliori condizioni per lavorare, e come dicevamo prima, rispetto alla professionalità che non si misura in base alla categoria, ecco, loro potevano fare calcio come se avessero partecipato a un campionato di categoria superiore, quindi perfetto. Ha fatto benissimo, certo, sai, ha avuto ragione. La vittoria dell'Ischia con lo scudetto amplifica ancora di più il campionato del Gladiator. Certo, io sul campionato del Gladiator dell'ottimo presidente Lazzaro Luce, devo dire che sono rimasto sconcertato dalle ultime giornate, che veramente hanno colpito negativamente. Spero, mi auguro con tutto il cuore, non abbiano contribuito sotto il profilo psicologico a far, come dire, disamorare rispetto al calcio il presidente Lazzaro Luce. Colgo l'occasione per dire che le scommesse in Serie D sono un'autentica follia, che non deve assolutamente essere consentita. Sarà una coincidenza, ma da quel giorno, senza alcuna allusione, sono coincidenze sulle quali c'è poco da discutere. In Gladiator, che era stato ospite della Domenica Sportiva, perché era, come dire, la squadra di record a livello nazionale, anche se giustamente il direttore Cannella e i presidenti Cesarali, un momento qua, come squadra di record ci siamo noi che siamo riusciti a restare squadra di record, e hanno ragione. Ma in ogni caso, diciamo, fino almeno al campionato di eccellenza e promozione, in Gladiator a livello nazionale
era l'unica squadra anche in Europa, imbattuta, anche in Europa. E anche in Europa a livello, oddio, poi dovremmo andare a considerare tra settore giovanile, terza categoria, calcio a 5 eccetera, ma diciamo di quei campionati di vertice era senza dubbio una squadra che aveva conseguito un record, una performance straordinaria. Perfetto. Da quel momento no, è un fatto che fa riflettere. Certo, hai sentito, tu che hai seguito il gladiatore, no? Tutta sì. La stagione, e stasera ci darai anche il nome dell'Oscar di Golden Goal per il miglior giocatore del gladiatore, hai sentito l'analisi, se sei d'accordo con questo? D'accordissimo, perché se diamo merito con alla... Fatti alla mano, che siamo d'accordo sulla splendido campionato nella corazzata Ischia, doveva soltanto fallire perché uno staff tecnico, una cordata societaria di quel livello hanno dominato e hanno vinto con merito la doppia manifestazione. Gladiator, ricordiamo, partita con ambizioni di far bene, ricordo mese di luglio quando uscì il sorteggio, le prime 9 giornate, campi infuocati, Matera, Taranto, Brindisi, davvero sembrava a detta di tutti gli addetti ai lavori una Serie C anticipata. Il campo ha decretato la vittoria, il merito del lavoro del direttore Governucci, del tecnico Squillante, tutta la società. Giornata dopo giornata la squadra davvero ha fatto sognare tifosi e addetti ai lavori, perché abbiamo commentato un'imbattibilità per lungo termine. E questo dà merito allo splendido campionato che si è vissuto la città del Foro, che per strani scherzi del destino mi ha fatto rivivere il campionato del mister di Costanzo, con tante analogie, soprattutto con son di vittoria e son di record. La piazza ci ha creduto, ma alla fine, ahimè, quel trend negativo del finale e le squalifiche ci sono state. Noi ci auguriamo che davvero possano far desistere il presidente e quindi continuare ancora a investire e far diventare grande, tornare grande il calcio a Santa Maria. Certo, guarda che oltre al di là di quell'ultimissima parte di campionato in cui davvero insomma se lo vogliamo considerare nella sua completezza, il campionato del Gladiator è stato eccezionale. Teniamo presente che l'anno scorso erano in eccellenza. Quindi si è ricreato l'entusiasmo. Io ho visto anche una partita a Santa Maria, come diceva giustamente lui, io ho vissuto un'annata straordinaria e so che quest'anno è stata abbastanza simile, la gente andava al campo nonostante problemi della struttura, quindi io lo considero un grandissimo campionato quello che ha fatto il Gladiator, ha trovato di fronte l'Ischia, certo. È arrivata più su del Matera, infatti però la team regular season, il Matera ha investito molto di più, quindi ritengo un campionato che comunque può porre le basi, magari ecco, si può fare esperienza da quest'ultimo scorcio di campionato in cui le cose non sono andate proprio per il verso giusto e rilanciare. Certo, adesso leggi qualche sms? Ho uno che è un proclama, non riesco a scriverlo, lo leggo direttamente dal telefonino e dice: una nota di merito per il presidente della Scafatese Cesarano Vincenzo, che dai primi anni iniziati per passione nel calcio a 5 e poi successivamente nel calcio a 11 ha sempre raggiunto il massimo dai campionati a cui ha partecipato, trionfando sempre per ogni categoria fatta. Complimenti di vero cuore, continuate sempre così, non vi arrendete mai. Ci saranno mille difficoltà nei prossimi anni, è normale, più in alto si va più le difficoltà aumenteranno. Infine complimenti anche al vicepresidente Sebastiani e al direttore Cannella. Quando si vince la vittoria va condivisa con tutti, società, squadra e staff tecnico, fino ad arrivare al magazziniere. Benissimo, allora devi sapere che noi proprio all'inizio di questa trasmissione facciamo un servizio sulla Scafatese, feci una presentazione, ti dico, veramente a livello di Serie A proprio. Sì, lo so. Guarda, anche sul teatro. Estetico. Che abbia un certo stile la Scafatese, si vede già dalle loro divise, guarda, se vogliamo, vogliamo inquadrare. La cravatta giallo-blu. Il direttore sportivo, guarda. Perfetto, benissimo, voglio dire. Il presidente invece in stile Palestina. No, mi sto adeguando. Mi sto adeguando. Benissimo. Allora, passiamo ai play-off, quarta fase. Vaiata con ricordarci i risultati. Benissimo, quarta fase, play-off, Serie D. Santia Vecomp 1-1.
4-5 dopo i rigori. Matera Casertana 0-0, 3-4 dopo i rigori. Viterbese Castelfranco 0-5. Qualificata per le semifinali di diritto la Turris. Perfetto, e guarda un po', ci hanno messo Turris contro Casertana. Quello scontro che non avvenne effettivamente in campionato perché ormai i giochi erano fatti, non c'erano più speranze perché la Turris veniva dalla sconfitta con la Torres, per cui non ci fu quella grande attesa, quella grande partita che adesso ci sarà. Ecco, se io sbaglio... Adesso è proprio... Giochi in casa la Turris. Giochi in casa la Turris, è una partita secca. E sì. Quindi naturalmente avrà dei vantaggi la Turris, ma la Casertana dopo questa vittoria di ieri, diciamo che psicologicamente ci arriva più che bene. Dopo un periodo così altalenante ha avuto un finale di stagione eccezionale, adesso sta dimostrando tutta la forza di questo organico ben costruito. Sarà veramente una bella partita. Tutto da gustare e da vedere. Allora, sì, qua abbiamo un Casertana, la Casertana anche lui. Allora, fantaggio. Da gustare perché da un lato c'è l'entusiasmo della Turris, ne abbiamo visto le immagini. Domenica scorsa, lunedì scorso, anzi, la squadra fresca vincitrice della Coppa. Il presidente Moxedan ha dichiarato chiaramente che non intende presentare domande di ripescaggio. Dall'altro lato, l'ombra della Reggia, c'è un entusiasmo alle stelle dopo la vittoria calcio di rigore contro il Matera. Ricordiamo 5.000 spettatori, 5.000 di Matera e 150 da Caserta. La gara si disputerà in campo neutro. L'entusiasmo, l'attesa a Caserta è enorme perché si sogna la Lega Pro. Notizia di oggi, il presidente Lombardi, in segno di sfida, ha provocato la tifoseria e ha detto: garantitemi gli abbonamenti, sarà una sorta di anticipo di Lega Pro, però si parla con insistenza di Lega Pro. Ricordiamo l'eventuale ripescaggio di Lega Pro, le fiduzioni, quindi una certa solidità economica, però Caserta ci crede. Turris de Greco, la Turris potrebbe essere appagata dal titolo di Coppa, però Turris Casertana è una gara altissima. Comunque non giocavi in casa la Turris, giocherà in campo neutro. E spero che non sia agli antipodi, insomma, un campo neutro dove si può vedere il vero tifo, sia Casertano che Torrisi. Possono assistere, anche se è difficile, delle due tifoserie, perché per colori, per passione, riempiranno sicuramente lo stadio, perché è una partita di cartello. Non dovrebbe far parte della gara, l'ultima notizia di De Greco, l'attaccante Vitale. C'è qualche infortunio dell'ultimo momento, mi conferma l'amico Raffaello. La Casertana è alle stelle, il Morano alle stelle, quindi si sogna, è l'anno giusto. Allora, siamo andati a Matera e siamo andati a vincere. E parlo come campani, no? Prima ci siamo portati sul pareggio, perché giustamente, insomma, pareggiare a Matera non era facile. Dopo la trasferta di Cosenza. E poi, che? Dopo la trasferta di Cosenza. Certo. E poi dopo andare a beccare i calci di rigore. Vediamo allora questo filmato della vittoria ai calci di rigore della Casertana a Matera. Via con la regia. Credo di sì. Credo che il Matera oggi meritava di vincere. Le uniche occasioni importanti le abbiamo avute noi, non ci hanno fatto un tiro in porta. Hanno giocato solo con palla lunga, però purtroppo siamo usciti ai calci di rigore, che è una lotteria. Mi dispiace perché sotto l'aspetto almeno della voglia di vincere, della qualità del gioco, il Matera oggi ha dimostrato di essere più squadra della Casertana. Sono molto deluso per l'eliminazione. Sono stati i calci di rigore a stabilire chi fra Matera e Casertana passa il turno dei quarti di finale playoff. E come spesso accade, a perdere e a lasciare la competizione è proprio la squadra che ha giocato meglio. Passa dunque la Casertana contro il Matera e, come al San Vito di Cosenza, ha avuto la meglio nella roulette finale dei calci di rigore. Per il Matera di Patron Columella non restano che gli applausi finali delle oltre 7.000 spettatori che hanno riempito gli spalti del 21 settembre Franco Salerno. Veniamo alla gara, diretta da Alessandro Prontera della sezione arbitrale di Bologna. Matera in campo con il 4-2-3-1, linea difensiva al completo, a centrocampo assente Cruciani che parte dalla panchina. Chiricallo inserisce Todino nel ruolo di trequartista. Anche in avanti Di Gennaro non ce l'ha fatta a recuperare. Al suo posto Viglia, coadiuvato dal rientrante Oliveira e da Muro. Al quarto minuto di gioco il Matera ottiene un calcio di punizione per l'atterramento di Viglia. Lombardi para in tutta tranquillità.
La gara stenta a decollare, la Casertana è abbottonatissima e concede pochi spazi